Radio R presenta Appuntamento con l'arte. Conduce Nicla. Bentrovati amici, bentrovati sulle frequenze di Radio R 89.1 e sul web www.radior.net. Allora, come ogni martedì, eccoci a parlare di arte e mercato con il nostro amico Giuseppe Compare. Con lui stiamo comprendendo che insomma l'investimento in arte è un'operazione delicata e abbastanza complessa, perché non è che basta saper riconoscere un'opera e stimare il possibile valore economico, ma bisogna anche conoscere il mercato, comprenderne un po' i meccanismi economici su cui appunto si regge. Quindi insieme abbiamo scoperto il retroscena delle case d'aste, ci ha presentato alcuni collezionisti famosi a livello internazionale. Insomma, grazie a questa rubrica impariamo a conoscere anche i comportamenti dei vari operatori, sia per quanto riguarda la domanda, come appunto i collezionisti, sia per quanto riguarda l'offerta, come appunto le gallerie, le case d'aste, le fiere, eccetera eccetera. E allora diamo il nostro saluto a Giuseppe Compare, che è qui al telefono e oggi ci parlerà di... Ciao Giuseppe! Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori! Bentrovato, bentrovato! Buon pomeriggio a te! Grazie, grazie! Allora, oggi ci parlerai di... Oggi inizieremo ad affrontare il problema dei musei. Orca. Abbiamo visto 3 settimane fa praticamente che c'è in giro una grande influenza dei collezionisti sulle scelte dei musei, in particolare quando abbiamo parlato dei grandi collezionisti, sì, a livello mondiale, sì, che sì, sono in grado di influenzare le politiche museali. Quindi è importante iniziare a capire come si sta evolvendo o in che direzione può evolversi questa istituzione, appunto il museo, che abbiamo imparato a considerare come un dato di fatto, ma che vediamo si sta modificando per una serie di ragioni che oggi vedremo. Ok. E allora, naturalmente, per rispondere al quesito, cioè riuscirà l'istituzione museo a conservare la sua missione culturale o si trasformerà in qualcos'altro, dobbiamo anche qui, come abbiamo fatto altre volte per le case d'asta, piuttosto che per le tipologie di mercato, procedere per gradi, sì, e partire da un dato reale, cioè oggi i musei, per dirla con le parole di Franco Purini, sono diventati i luoghi dell'iperconsumo. Iperconsumo. Che cosa significa? Significa molto semplicemente che il museo oggi somiglia sempre più a una qualsiasi attività commerciale. Cioè un ipermercato sempre. Esattamente. Non facciamoci illusione per quanto riguarda il contesto italiano, che come sappiamo è sempre in ritardo sulle pratiche che si sviluppano oltreoceano, oppure in punte avanzate del continente europeo come Londra, piuttosto che come altri luoghi in Spagna o in Francia. Tuttavia questa tendenza è in alto da molti anni. Se il museo è sempre più simile allora ad un'attività commerciale, ciò ci indica che si è già realizzato uno snaturamento di quella che era la sua missione culturale. Ricordo brevemente in cosa possiamo riassumere sinteticamente questa funzione. Innanzitutto nella conservazione e valorizzazione culturale della propria collezione, nei programmi scientifici rigorosi, nel ruolo educativo che deve essere centrale per un museo, e infine il museo dovrebbe essere un arbitro super partes e distanziato rispetto al mercato su cosa sia degno di essere riconosciuto e considerato come arte. Queste in qualche modo sono le funzioni che abbiamo sempre attribuito o pensato fossero una peculiarità dei musei. Ma il museo contemporaneo, tuttavia, non nasce più semplicemente con l'ottica di conservare, nasce anche e soprattutto per promuovere l'arte, a partire dal contenitore. Ecco. Ne sono esempi tutti i più grandi musei d'arte contemporanea inaugurati nell'ultimo ventennio, che so, a partire dal Guggenheim di Bilbao, ma anche il Maxi di Roma in fondo, sì, no? Dove sì, sembra sì, che le persone vadano soprattutto per ammirare l'architettura e poi eventualmente ciò che contiene il museo, ma vanno, come vedremo, anche per fare altre cose, no? E allora, se questo è vero, il museo contemporaneo possiamo dire è diventato una
istituzione del tardo capitalismo e perciò non ha altra scelta che adattarsi in qualche modo alle logiche mercatistiche che caratterizzano l'economia globale. E allora da qui l'influenza dei collezionisti speculatori della finanza d'assalto di cui ci siamo occupati più volte, sì. No? Tuttavia però l'idea che stanno maturando non solo gli operatori ma anche gli studiosi, che non bisogna neppure stracciarsi le vesti, cioè piangere come spesso sono aduso fare le cosiddette anime belle. Perché? Perché ad esempio Salvatore Settis ci ricorda opportunamente che il museo come istituzione è recente, cioè ha meno di 200 anni e in alcuni paesi neppure 50 e in alcuni addirittura anche meno, perciò la funzione tradizionale che noi attribuiamo e abbiamo visto sinteticamente che cos'è la funzione di un museo, non è detto che gli sia propria per natura, o meglio, nessuno ci assicura ad esempio che tra un secolo esisteranno ancora i musei o saranno quelli cui eravamo abituati a pensare nel passato. Giuseppe, perciò la tutti felici futuristi, dimmi. Tutti felici futuristi, sarà felice. No, questa precisazione del grande studioso è importante perché? Perché in qualche modo libera il dibattito sul museo dai soliti piagnistei, cioè sul ruolo perduto del museo, ma non è certo così comunque che si risolvono i problemi che comunque sono reali e sono, come si dice, sul tappeto, no? E che quindi quello che occorre è instaurare un dibattito serio su come dovrebbe essere concepito il museo in una realtà fortemente mutevole come certo. quella attuale, no? Stabilendo di volta in volta, oppure una volta per tutto, quali devono essere le funzioni proprie e quali invece possono essere in qualche modo non delegate, ma aprirsi a quella che è la situazione della realtà contemporanea. Però iniziamo a dire come si è arrivati a questa situazione, cioè al fatto che il museo d'arte contemporanea sembra una struttura mutevole, non più quella esatto. che cui eravamo abituati a pensare, essenzialmente attraverso due elementi che dovremmo tenere distinti, anche se spesso si incrociano, si intrecciano tra loro. Allora, il primo fattore qual è? È un fattore squisitamente di natura politica ed economica. L'ideologia liberista ha sostanzialmente decurtato, a partire dagli anni Ottanta, le risorse pubbliche per le politiche culturali, no? Queste non vengono più considerate un costo necessario per il miglioramento della società. Ricordate il celebre motto di Margaret Thatcher? La società non esiste, cioè esiste l'individuo e basta. Per cui il bene culturale non è più un bene collettivo da finanziare con entrate generali, ma un bene che sotto alcune condizioni può essere appropriabile come qualunque bene privato. Mamma mia. Perciò deve essere finanziato in parte con la spesa privata, spesa privata che può essere fornita soltanto dalla parte benestante della società. Ora, e questo è già un punto che avevamo toccato a proposito dei collezionisti di una volta rispetto a quelli attuali, in passato questa parte ricca della società era semplicemente disposta a donare, no? Per questioni di prestigio o, come si dice, a restituire alla società una parte della propria fortuna. I ricchi di oggi invece hanno un atteggiamento diverso, cioè sono disposti a farlo, ma in cambio di un tornaconto specifico. Non è più un dono però, Cosa? Non è più un dono però come esatto, una volta. Ma noi lo abbiamo detto quando abbiamo parlato dei collezionisti, che essi non sono in realtà più mecenati, nel senso di donatori, sono gente che dà in cambio di qualcosa, no? Quindi per effetto delle politiche di taglio dei budget per la cultura, per tutte le istituzioni culturali, ma in generale per i musei, in seguito a ciò sono stati costretti dalle istituzioni ad aprirsi al privato, che ovviamente tira fuori i soldi e vuole, giustamente da un certo punto di vista, anche avere voce in capitolo sulle politiche e sulle scelte culturali, in particolare sulle politiche di acquisizione delle mostre dei musei. Ed abbiamo già visto questi effetti, no? In termini di conflitto di interesse puro tra un collezionista che finanzia e che si fa chiamare donatore e il programma di mostre del museo, che invece mira ad innalzare la quotazione degli artisti collezionati dal finanziatore, no? Questo è un primo fattore. Il secondo fattore invece, che secondo me è molto importante, non meno del primo, attiene invece proprio alla relazione tra natura dell'arte contemporanea e museo. Cioè alcuni sostengono che la natura stessa di certe pratiche artistiche
tipiche e proprie dell'arte contemporanea a rendere precaria l'istituzione museo. Ah sì? Cerco di andare per gradi e approfondire un po' l'analisi. Cioè l'arte contemporanea sempre più spesso fa riferimento a pratiche di smaterializzazione dell'opera d'arte, no? A partire da gesti e pratiche performative. Sì. Pensiamo, che so, all'ultima performance di Tino Siegel alla Biennale Venezia, che avevo il Leone d'Oro, no? Oppure vista alla sua vecchia performance in cui due protagonisti si limitavano a dire this is contemporary, no? Sì. Oppure a pratiche che imitano o rileggono in maniera critica i meccanismi propri della comunicazione. Allora, cosa resta da conservare di queste opere se non il progetto o l'idea che ha partorito la rappresentazione artistica? Infatti. Spesso molto poco. Sono contenta che hai citato Siegel, veramente, no, è perché lavora proprio non sull'immagine lui. Esatto, sulle pratiche. Bene, quindi bene. L'opera che rimane, almeno di una ripresa video o audio, rimane molto poco, sì, se non l'idea stessa, no? Sì. Come al pari di una pista teatrale contemporanea, no? Sì. Pensiamo poi alle esperienze più estreme dell'arte concettuale, esempio Bruce Nauman che saltella nel suo studio, dove l'opera è la stessa azione artistica, no? Sì. Quindi teniamo presente inoltre che alcune pratiche contemporanee tendono anche ad aprirsi direttamente alla società, valicando e sconfinando i confini dei musei e proponendo non nuove opere, ma più spesso rappresentazioni del mondo. Mm-hmm. Ma anche quando ci sono le opere, alcuni artisti, ad esempio, tendono a confonderle col paesaggio. Pensiamo alle esperienze di Kapoor, di Castenhollen o di Penone. Sul Parco del Pollino. Sono opere che ormai fanno parte dell'ambiente naturale, sì, e quindi non c'è nulla da conservare in un museo. Tutto questo, sì, per dire che il museo come luogo fisico non ha più una identità definita, ma una identità molteplice e mutevole, liquido, direbbe Bauman, al pari la società tutta liquida e la società, esatto, al pari di, sai, tutta che, la... Tra parentesi, sai che avviene qua nelle Marche? Sì, a Futura, un festival. Invitatevi che verrò. Sì, sì, io ci sono, e quindi sei invitato ufficialmente, ti confermerò le date. Grazie. E quindi questa liquidità, diciamo, queste pratiche non riguardano solo naturalmente i nuovi musei dell'arte contemporanea, cioè i luoghi, le nuove cattedrali in cui viene gestite tutte le dinamiche dell'arte, ma anche realtà solide dell'arte tradizionale. Vogliamo parlare del Louvre, che dal 2004 propone cicli di arte contemporanea con progetti faraonici, o che, udite udite, dal 2006 la stessa veneranda istituzione presta i suoi spazi per la fiera, quindi mercato parigino. Ah, davvero? FIAC. Questa non la sapevo. E lo stesso potremmo dire del Prado a Madrid, ma ci sono anche esperienze italiane, no? Il Museo di Capodimonte a Napoli, oltre ad essere conosciuto come uno dei più importanti musei d'Europa per la sua collezione d'arte antica e moderna, ha ospitato grandissimi eventi di arte contemporanea, da William Kentridge in giù, diventando un forte attrattore di visitatori, no? Ma c'è un altro aspetto comunque che, oltre a quei due citati, stanno cambiando i connotati del museo. Cioè il museo sta diventando quello che Luigi Sacco giustamente definisce un magnete, un attrattore del turismo culturale, quindi dello sviluppo di un territorio. In altri termini, il museo sta diventando il perno dell'infotainment, ovvero informazione più intrattenimento. Infotainment, che deriva dalle due parole information e entertainment, esatto, no? Quindi informazione più intrattenimento, che i sociologi, appunto, ma anche urbanisti, oltre che politici, eccetera, eccetera, indicano come il perno su cui far ruotare l'attrazione, l'attrattività, lo sviluppo futuro delle città, ma in realtà tutto ciò è già appunto reale. E allora da qui la spasmodica gara a cui abbiamo assistito negli ultimi due decenni, anche se per fortuna un po' arginata dalla crisi finanziaria ed economica, di tutte le città del mondo a dotarsi di un museo d'arte contemporanea, anche quando, diciamo la verità, non ce n'era proprio bisogno, no, in piccole realtà, ovvero semplicemente appunto come
un mezzo, uno strumento da sfruttare per attrarre turismo, ovvero il popolo nomade dell'arte contemporanea, come sappiamo, è sempre in movimento con la valigia pronta. Ma al di là di alcune esperienze riuscite, poco riuscite, alcune addirittura fallimentari, il punto è che il museo è diventato un luogo di divertimento, con conseguente spettacolarizzazione dell'offerta. Ecco. Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il museo è sempre meno museo, è sempre più spesso un luogo delle meraviglie, dove trascorrere il tempo. Stefano Boeri, l'architetto milanese, oltre che assessore alla cultura per un po' della giunta Pisapia, lo definisce un superluogo dove si va per vedere l'edificio firmato dalle super archistar internazionali, le mostre spettacolari, ci si può anche mangiare e spesso anche benissimo, ad esempio al Madre per un periodo si poteva gustare il cibo di Alfonso Iaccarino, un noto chef stellato, ma l'abitudine è comunque globale e si fa naturalmente spesa di gadget e altro, ma ormai ai musei andiamo anche per assistere a DJ set di musica elettronica, a degustare vini e cibi di note case produttrici e chi ne ha più ne metta, no? Sì, sì. Quindi nei musei di arte contemporanea in realtà ci si va per trascorrere del tempo. Divertirsi, ecco. No? E allora la domanda che uno potrebbe farsi è: quante persone che si recano in un museo contemporaneo per ragioni diverse dall'arte poi prestano veramente attenzione anche all'arte? Infatti. Alla collezione. E se il museo d'arte contemporanea per sua natura è un catalizzatore di intrattenimento e comunicazione, un punto di incontro di una visione della società globale, cioè intreccia comunicazione, cultura in senso lato, come fa a resistere e a mantenere la sua proposta culturale separata, in qualche modo non inquinata dalle pratiche commerciali? Queste sono le vere domande e questo, secondo me, è quello che noi dovremo cercare di andare a scandagliare, ma lo faremo appunto nella prossima puntata. No, ora, se vuoi, magari possiamo dare qualche informazione su quella che è stata la settimana milanese della fiera. Sì, sono curiosa. Diciamo che il MIART quest'anno è stato una edizione che finalmente ha in qualche modo trovato l'approvazione da parte degli operatori, nel senso che oltre alla fiera, che secondo alcuni era molto ben organizzata, quindi si vedono i primi effetti del lavoro del direttore De Bellis, è stata anche una fiera che è stata contornata in qualche modo da una buona offerta culturale da parte di tutta la città. C'erano mostre al PAC, c'erano mostre in tutte le gallerie, c'erano attività all'Hangar Bicocca, c'erano una serie di mostre, c'era ad esempio, anche se con un anno di ritardo, la mostra dedicata a Manzoni, per esempio, che era un forte attrattore culturale. C'è stata anche una fiera collaterale che è Step Art Fair, insomma c'è stato tutto un sistema che si è messo in moto e che ha attratto, oltre che collezionisti italiani, anche collezionisti stranieri, e pare che i galleristi presenti al MIART fossero anche soddisfatti di tutta questa situazione. Quindi possiamo dire che la fiera milanese può aspirare a trovare uno spazio tra la fiera Arte Fiera Bologna e quella che poi è Artissima a Torino, anche perché sono abbastanza distanziate nel tempo, quindi ognuna di esse può trovare la sua specifica ragione. Sì, la sua giusta dimensione. La sua giusta dimensione. Tu sei presente dappertutto, sei presente a Bologna, a Milano, no, a Torino, no? Per la verità ogni operatore, anche se non è presente fisicamente con lo stand, deve essere presente quantomeno con il fisico. Fisicamente per valutare, conoscere, per rapporti, per curare rapporti e via dicendo. Quindi in realtà quando succedono queste cose è sempre bene esserci, a prescindere dal fatto che uno abbia uno stand o meno. Certo, ma infatti serve proprio per le relazioni, i contatti. Hai bisogno di essere continuamente aggiornato. Hai visto qualche talento nuovo? Ti ha interessato? Ma per la verità questo tra
tranne diciamo qualcosa in qualche galleria straniera, devo dire che da questo punto di vista, quando dicevo che le gallerie e gli operatori erano molto soddisfatti, intendevo dire soprattutto sul piano organizzativo della fiera, no? Che poi erano i punti che qualche volta lasciano a desiderare. Guarda, quanto riguarda invece a qualcosa di veramente nuovo, secondo me non è diciamo la fiera milanese il maggior indicatore, ma probabilmente altre fiere, iniziare ad esempio da Artissimo, alcune fiere internazionali, diciamo non è che si è visto qualcosa di particolarmente nuovo o innovativo, ma forse diciamo la crisi economica e finanziaria, quindi la produzione di nuovi talenti deve ancora sbocciare anche in termini di opere e di visioni del mondo, se così vogliamo dire. È importante anche quello, scoprire nuovi talenti. Fondamentale. Oltre ci vuole un po' di tempo ci per dare modo agli artisti di elaborare la crisi, per dimenticarsi delle, come dire, delle abbuffate pre-crisi in cui tutto veniva spettacolarizzato, informato e via dicendo, comunicato soprattutto, insomma, rispetto ai contenuti reali delle opere. Quindi c'è una specie di stasi adesso anche a livello creativo? No, diciamo che non è possibile saperlo, perché tra il momento in cui effettivamente crescono, nascono talenti e il momento in cui essi arrivano effettivamente sul mercato, ci può essere giustamente una scollatura temporale, ma questo saranno soprattutto le prossime fiere, i prossimi anni a dircelo, se veramente saremo in grado di intercettare nuove situazioni, nuovi artisti, nuove tendenze, nuovi panorami. Certo, speriamo di sì. Intanto già speriamo una bella notizia che è andata bene questa, è andata bene. A livello organizzativo è andata bene, nessuno si è lamentato. E anche in termini di pubblico, poi c'era un sole bellissimo, 22 gradi. Vedi, proprio bello. Senti, sei andato al PAC per caso? Sono andata al PAC perché in realtà sono arrivato tardi, però è stata inaugurata la nuova mostra di Regina Galindo. Esatto, infatti ne parleremo nell'ultima mezz'ora della mia trasmissione. Allora vi ascolterò così. Con un mio inviato, no, inviato speciale. Lui è di Recanati ma vive su a Milano e l'ho quasi obbligato ad andare. Sì, gli ho detto devi andare. Purtroppo non è andato all'inaugurazione dove faceva la performance, no? Regina José Galindo, e in realtà non è potuto andare, ma comunque ci farà un reportage della comunque mostra. Comunque farà un reportage su tutto. Allora resto in attesa del prossimo ospite, così perfetto. Ciao, alla prossima. Senti, alla prossima. Ciao, ciao, Nicola, ciao. Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a te, ciao.